Anni fa era un asilo che ha accolto tanti ex bambini pordenonesi. Ora l'affascinante Villa Liberty di Via Selvatico è stata recuperata dall'abbandono e destinata alla produzione teatrale. Il rinato edificio offre corsi e laboratori di teatro amatoriali e professionali, ma non solo. Regista e motore dell'operazione è stato il comune. Sindaco, in città un nuovo centro di formazione e produzione teatrale, un arricchimento. Risponde un po' alle linee che ci eravamo dati, quella di recuperare gli edifici che erano in stato di degrado, di abbandono, ma appartenenti alla proprietà pubblica e destinare delle attività che possono essere o di carattere sociale o di carattere culturale aggregativo. In questo caso è una struttura bellissima, vinta attraverso un bando da una delle centrali culturali più apprezzate, più importanti, con una caratura internazionale come la Scuola Sperimentale dell'Attore, ma non solamente attività culturale, anche luogo di riferimento per coagulare le energie di un quartiere, attività a favore di coloro i quali vogliono utilizzare questi spazi, quindi sicuramente centro di elaborazione culturale ma anche spazio per la comunità. Walter De Bortoli, un altro immobile recuperato. Beh sì, sulle direttive del nostro sindaco Alessandro Ciriani, l'ufficio lavori pubblici si è messo all'opera e siamo riusciti a recuperare questo immobile importante, collocato in una posizione importante della nostra città, adiacente a via Oberdan, uno stabile che era stato lasciato andare. Appena inaugurata, la nuova cittadella del teatro ha già iniziato i suoi corsi. Ferruccio Merisi, parte l'avventura, cosa si farà qui? Aggiungiamo dei corsi a quelli che già facevamo per la popolazione, no? Quindi sono corsi, diciamo così, di contatto col territorio. Poi ci sono i corsi di alta formazione, in più vogliamo riprendere con forza i corsi che facevamo con la cosiddetta diversa abilità, che chiamiamo corsi con le persone speciali. Chi volesse informarsi sui corsi, sulle attività che fate? Se uno digita Scuola Sperimentale dell'Attore, esce il blog, esce Facebook, esce tutto quanto è necessario per contattarci velocemente. Ma gli spazi del nuovo centro saranno aperti anche ad altre iniziative. Vogliamo metterli a disposizione di chiunque abbia un progetto e voglia venire qui a farlo. Quindi un'altra associazione, un concerto, delle prove di musica, delle prove di teatro, dei laboratori di cose che noi magari non pensiamo di offrire, anche molto diverse da noi, perché io penso che bisogna dialogare con chi è diversissimo e ora di finirla, di avere la puzza sotto il naso, di pensare di essere i padri eterni.